prendo la tabella che abbiamo in cartella, noi abbiamo 12 sezioni, 12 province, 4 tutte assieme fanno 1530 iscritti, 8 rappresentanti del comitato regionale, solo Milano ne ha 7815, 92 sezioni, 2 rappresentanti. Ma che democrazia è? Che rappresentanza è? Come faccio a confrontarmi con la vera realtà? Come si fa a dire che non si deve cambiare lo statuto? Vuol dire essere semplicemente fuori dal mondo, dimenticando che nel frattempo è stata approvata anche la legge per quanto riguarda gli aspetti finanziari, oltre che la modifica della Costituzione. Allora è necessario radicare le sezioni, cioè radicare l'ANFI, casa degli antifascisti e dei democratici, sezioni, vita. Fare questo, io credo, e vado ancora rapidamente, è necessario essere coscienza critica. Si può essere coscienza critica se c'è la vita democratica, se ci sono le sezioni. Anche qui non facciamoci illusioni. C'è il comune, tralascio la provincia della nostra regione, la Lega all'80%, il comune si è dato la sede, è venuto l'inaugurazione della sezione, eccetera. Mantova è la provincia dove c'è il comune, la provincia, tanta parte dei comuni che sono amministrati del centro-sinistra non abbiamo una sede. Ci limitiamo a questo, ci rapportiamo con la realtà e ci misuriamo. Io il 2 giugno ho inaugurato a San Martino uno dei migliori musei che vi siano in Lombardia a ricordo della battaglia di San Martino. Capo della comunità, tutti i sindaci sono della Lega. 3 anni fa si sono assunti un impegno nell'assemblea di celebrazione del 25 aprile, il 2 giugno l'abbiamo inaugurato. Dobbiamo incalzare, le istituzioni devono applicare indipendentemente da chi è eletto, del partito di appartenenza o della maggioranza di chi è eletto, le norme previste dalla legge. Vale per il 25 aprile, vale per il 2 giugno, vale per il 4 novembre, vale per il 27 di gennaio. Dobbiamo muoverci e incalzare. Fare questo significa, a mio modo di vedere, è un'altra delle osservazioni che sono emerse. Ho già avuto occasione di porlo in una precedente occasione, a mio parere bisogna accelerare i tempi del congresso. Cosa vuol dire? Io penso che se vogliamo far pesare in autonomia le nostre opinioni e i nostri valori prima delle elezioni regionali che sono l'anno prossimo, bisogna fare almeno, vado a finire, i congressi di sezione. No, sono io, però è i congressi di sezione, i congressi provinciali, i congressi regionali, rinviando dopo le elezioni il congresso nazionale. Se facciamo questo pesiamo in autonomia, diversamente chiederemo le somme. Fare questo, a mio parere, è indispensabile. Posso rubare un secondo? Ho ricevuto una delegazione e ho consegnato al vicepresidente il testo della lettera consegnatami dalla delegazione dei partigiani albanesi, che riguarda due aspetti. Primo, ci sono 48 medaglie a partigiani italiani della brigata Gramsci che non sono mai state ritirate. Ci propongono di promuovere un'iniziativa per e ci propongono di fare un incontro a livello delle forze di resistenza europee. Siamo la nuova stagione del Parlamento, non dimentichiamo che uno dei punti sorgenti della concessione dell'Europa è l'evento Penne. Io penso che ad esempio potremmo vedere, l'ho già avuto occasione di proporre, se a Como, che c'è il o meglio ci sono i monumenti, perché ce n'è una stele per ogni nazione, facciamo un convegno europeo, la resistenza all'Europa nella nuova fase e contemporaneamente chiediamo
al Parlamento europeo di fare una legge di tutela dei valori della resistenza. Gli albanesi si sono posti a questa cosa perché, ad esempio, c'è un monumento che era al centro di una città che ricordava i caduti della brigata Gramsci, che è stato spostato al limite dove c'è la discarica dei rifiuti di quella città. Noi siamo per fare la festa dell'Ampia Milano. Abbiamo delle feste in corso in 4 province. Pensiamo a una festa dell'Ampi che sia a rete, che ricordi gli avvenimenti principali della lotta di liberazione e quindi dispersi nella regione, e per concludersi a Milano con un grande avvenimento che rilanci la resistenza nella capitale della resistenza. Scusate se ho rubato un minuto. La parola adesso per Fernando di Reggio Emilia. Presente la parola Lorenzo Quadrio di Foggia.